Parliamo ora di quelli che sono i problemi in seno alla Lega. Sapete che insomma da parte del segretario Veneto Flavio Tosi appunto sono partite numerose lettere di richiamo nei confronti di vari esponenti anche di primo piano, tra cui anche il governatore Zaia, per le diciamo, dichiarazioni in qualche modo fatte agli organi di informazione nel corso della campagna elettorale che avrebbero nuociuto al movimento. C'è una replica da parte di Luca Zaia, il quale dice: se qualcuno pensa di mettermi un tappo in bocca si sbaglia. Appunto con replica così Zaia all'annuncio di queste lettere. Io non voglio cariche, ha proseguito, non cerco segreterie di partito, né nazionali né federali, non ho cordate né correnti e se avrò qualcos'altro da dire non mancherò di dirlo. Allora, parliamo subito con Camillo Paludetto, sindaco di Torre di Mosto, esponente della Lega Nord. Come vede questa polemica? Io credo sia una Rischia polemica. di essere ancora più nociva rispetto a quelle precedenti? Cioè, No, la polemica sulla polemica o no? io credo sia nociva, che sia una polemica sterile che non porta a niente. Io credo che delle cose del partito si parla all'interno del partito. Io non mi sento né marroniano né bossiano, mi sento leghista, che è una cosa diversa. La Lega è nata per difendere il territorio e i suoi abitanti. Queste polemiche sui giornali non le capisco. Io ero ragazzino che ho cominciato a frequentare le sedi della Lega, sono passato quando Rocchetta e Marin sono stati espulsi dalla Lega, siamo sopravvissuti. Ero in Lega quando 9 consiglieri, 8 su 9 in Regione Veneto si sono dimessi, se ne sono andati, è restato solo Giampaolo Gobbo e siamo sopravvissuti. Io credo che ragionando all'interno del partito si possano risolvere le cose e trovare un accordo condiviso che accontenti tutti quanti. Io non capisco queste uscite nei giornali, perché di solito in Lega si parla all'interno delle sezioni, delle circoscrizioni e del Però federale. è inevitabile che poi naturalmente i giornali parlino anche dei problemi interni. Secondo lei qualcuno a livello giornalistico ha strumentalizzato, diciamo, quelli che potevano essere dei problemi e ha cercato di in qualche modo amplificarli volutamente? Io credo di sì, perché all'interno di ogni partito c'è dialettica. Io credo che sulla Lega è da un anno che si sta strumentalizzando. Io credo che non dobbiamo guardare in casa d'altri, noi dobbiamo capire da dove sono cominciati i problemi della Lega. I problemi della Lega sono cominciati quando hanno preso il tesoriere Belsito con le mani nella marmellata e il Trota è stato il simbolo del degrado giovanile all'interno della Lega. Noi dobbiamo partire da lì, non da perché la gente non ci ha votato. La gente non ci ha votato per questi motivi, perché pensava che la Lega fosse il sindacato del territorio. Purtroppo sono state fatte delle scelte, da partire dal tesoriere, dall'inserimento del figlio di Bossi come consigliere regionale, la gente ha capito che noi non eravamo più quelli per cui eravamo nati. Bene. Io penso che, capiti questi problemi, la Lega è presente, è sana, lo zoccolo duro per E passare quindi si il riparte in qualche 4%, modo. noi ripartiamo, Va punto. bene, grazie al sindaco Paludetti.